nazista. Abbiamo il piacere di avere con noi Monsignor Bressan, buonasera, buonasera a tutti, benvenuto. Voi. Ecco, le chiedo innanzitutto di inquadrare in una manciata di secondi la figura di Monsignor Celestino Endrici. Beh, è stato un grandissimo vescovo dal 1903 al 1940, attraversando dall'epoca dunque dell'impero austriaco, l'esilio durante la prima guerra, le sofferenze per tanti trentini che hanno sofferto terribilmente, profughi e in guerra vittime. Poi la ricostruzione, poi un governo anticlericale, poi il governo fascista, e ha sempre avuto da soffrire, e l'arrivo purtroppo anche dell'ideologia nazista. Ricordiamo che la gran parte dell'Alto Adige faceva parte appunto della diocesi di Trento, e l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Quali sono questi documenti inediti? Come li ha trovati? Ma è partito un po' casualmente, una piccola curiosità. È stato pubblicato già nel 1908, nel 2008, un articolo da Maria Garbari su uno scambio di lettere col Cardinal Pacelli. Si menzionava una lista di 11 direttive date dal Vescovo ai parroci di lingua tedesca, ma non si trovava. Ho chiesto all'Archivio Vaticano. Non l'hanno, avevano in segreteria di Stato ancora nell'archivio appunto storico. Ha 16 pagine stampate, rimaste assolutamente sconosciute a tutti. Chiesi a Bressanone, anche loro sconosciute, mi hanno incoraggiato a pubblicare. E allora ho incominciato a studiare questo documento, altri attorno, e alla fine sono emersi, tanti anche dell'archivio nostro trentino, ben 18 documenti inediti, circa appunto il suo atteggiamento totalmente contrario al nazionalsocialismo, all'ideologia, soprattutto lui insiste sugli aspetti dell'ideologia, e naturalmente nell'ultima fase si interessa e si intreccia anche col problema delle opzioni, a cui lui è decisamente contrario. Qual è l'importanza di questo documento, di questi documenti? Ma mostrano la figura intanto sua, ma anche l'atteggiamento del clero. Ricordiamo che appena il 10% dei sacerdoti di lingua tedesca della diocesi di Trento hanno optato, e anche dell'Alto Adige e anche della diocesi di Bressanone, nonostante questo strano atteggiamento del vescovo Geisel di Bressanone di optare personalmente, appena il 20% del clero lo ha seguito. E noterà Monsignor Rauzi che proprio per il loro atteggiamento del clero contrario alle opzioni hanno trovato tante critiche e tanti odi tra la popolazione. Il clero trentino e i vescovi hanno cercato proprio di difendere la nostra gente e potessero restare sul territorio. Quali sono i messaggi che mandava Monsignor Endrici contro l'ideologia nazista? Ma mandava i messaggi al clero in forma anche riservata, in lingua tedesca, in lingua italiana. A un certo punto ha fatto anche due pastorali a distanza di 10 giorni l'una dall'altra, forse per confondere anche e depistare le autorità. La seconda però è stata poi sequestrata. Scriveva spesso a Roma, alla Santa Sede, perché potesse intervenire col governo italiano, il quale purtroppo non intervenne, e era anche ormai nelle mani del grande potente germanico. Un vescovo tra due nazioni, perché è stata importante la figura di Monsignor Endrici? Perché ha saputo guidare la diocesi di Trento nel passaggio dall'appartenenza all'impero, ricordiamo una specie di federazione austro-ungherese, e poi attraverso appunto l'appartenenza al Regno d'Italia, e incamminarlo poi su quello che sarà la Repubblica Italiana. Questi inediti saranno pubblicati prossimamente? Per ora ne ho fatto un riassunto, perché l'insieme penso che verrebbe dalle 200-300 pagine almeno. Vedremo, è una scoperta anche per me, non pensavo di trovare tanto materiale. Grazie per essere stato nostro ospite. Noi con Entrata Libera torniamo domani alla stessa ora. Arrivederci.